Sì. Se puoi accendere la webcam. Sì, buonasera, ho un problema con il video, ma mi Ecco, nessun sentite? problema, sì, ti sentiamo. Mi sentite? Ok, perfetto. Grazie per questa occasione di confronto. Ci sono stati belli interventi, ero molto d'accordo con quello che diceva Giorgina a proposito del fatto che il teatro non è un'isola. Credo siamo tutti d'accordo sul fatto che insomma, siamo di fronte a una catastrofe che non tocca solo il piccolo mondo del teatro, della danza. Noi possiamo portare avanti le nostre rivendicazioni sul piano sociale, però senza dimenticare che, per esempio, in questo momento anche i braccianti agricoli chiedono giustamente che siano riconosciuti i loro diritti. E i diritti in genere non sono il risultato così di qualcosa che cala dall'alto, ma è il risultato di una lotta. Io ho lavorato per 20 anni in Francia. In questo momento lì c'è il sistema dell'intermittence che funziona come un ammortizzatore sociale per i lavoratori dello spettacolo. Però questo non perché la Francia sia un paese più ricco, più civile, è che lì da anni ormai gli artistici, ma anche i tecnici, sono riusciti a creare un movimento che va anche al di là delle rappresentanze sindacali o dei partiti. E del modello francese credo bisogna tenere presente anche un altro aspetto, c'è una capacità proprio capillare di diffusione della propria. C'è in Italia, magari sì, nella vostra regione a Bologna c'è questa ricchezza, però è una constatazione che possiamo fare anche questa separazione fra nord e sud in Italia. Insomma, rispetto a questa capacità di arricchire, di nutrire il territorio con le proposte culturali, questo pure è stato, cioè, no? Elisabetta, purtroppo ti sentiamo molto male e ti abbiamo persa del tutto.